L'11 settembre del 2016, l'arcivescovo emerito di Verona, Monsignor Flavio Roberto Carraro, frate cappuccino che ha ricoperto l'incarico di ministro generale dell'ordine, arriva a San Giovanni Rotondo alla vigilia della novena in preparazione alla festa di San Pio da Pietrelcina. Monsignor Carraro fu presente in veste di ministro generale alla posa della prima pietra della nuova chiesa di San Pio. Parlando del frate stigmatizzato, ha detto che Padre Pio ha portato a San Giovanni Rotondo la rivoluzione della misericordia. 100 anni fa Padre Pio arrivava qui a San Giovanni Rotondo portando la rivoluzione della misericordia e della tenerezza di Dio. Dio è nella vita là dove c'è un figlio che soffre, che si perde e ha fame. Dio è nella paura di una pecora smarrita. Dio è accanto all'illuminato della moneta perduta. Gesù ci dice che non siamo noi a trovare Dio con i nostri sforzi, ma che è Lui a trovare noi. Un Dio così diventa desiderabile avvicinarlo come hanno sperimentato quei pubblicani e peccatori che si avvicinano a Gesù per ascoltarlo. Un Dio così ce lo ha testimoniato anche San Francesco d'Assisi quando ha baciato il lebbroso in quel gesto concreto e sincero, altamente simbolico, per dirci dove arrivi la misericordia di Dio che si curva sulle nostre lebbre e solo abbracciandolo le guarisce e le risana. E sulla scia di San Francesco ha continuato San Padre Pio, diffondendo il buon profumo della misericordia di Dio ai tanti fratelli e sorelle che ricorrevano a lui per una parola di consolazione, di speranza e per ricevere il perdono del Signore che ogni volta ci ricrea, facendoci rinascere come figli e fratelli. Ho avuto la grazia di conoscere personalmente Padre Pio e di vivere un intero anno accanto a lui qui nel convento di San Giovanni Rotondo. Allora ero un giovane sacerdote e da quell'esperienza posso dire che Padre Pio ha compreso e vissuto la misericordia perché nella sua vita ha piantato la croce di Cristo e ha vissuto per essa fino a portare le stigmate di Gesù nel corpo. Padre Pio, nella sua esperienza vissuta tra l'altare e il confessionale, aveva capito che per riconoscere l'uomo, per sanare le sue ferite, bisogna partire dal suo animo, dal suo cuore, rimanendo con ciò tutto perché ne può causare
la vera morte, ossia il peccato. E Padre Pio soffriva per il peccato, soffriva per l'offesa fatta a Dio. Di questo suo soffrire per il peccato ho fatto esperienza diretta quando ho avuto la grazia di confessarmi da lui. Ricordo in particolare un episodio. Dopo aver accusato i miei peccati, mentre Padre Pio recitava le preghiere di assoluzione, che allora erano in latino, Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, eccetera, sentii la sua voce farsi ansimante e le parole rallentare alquanto. Pensai che Padre Pio si sentisse male e così alzai istintivamente gli occhi verso di lui e vidi che aveva le labbra come tumefatte e mi sembrava che stesse masticando spine. Stupidamente mi passò per la mente questo pensiero: non mi sembra di avere accusato chissà quali peccati dal padre. Più tardi compresi che per un santo non ci sono peccati piccoli o peccati grandi, ma tutti concorrono ad offendere il Signore. Padre Pio sentiva profondamente che ogni peccato era un oltraggio al suo Signore, a quel Signore che egli amava soprattutto e sopra tutti. Padre Pio aveva capito che ogni volta che commettiamo peccato si ripete realmente la passione di Cristo e che l'esperienza di sofferenza interiore e di smarrimento provocato dal peccato può diventare un incontro di grazia che salva, che ci aiuta a ripartire con maggiore autenticità e coraggio. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci anche noi raggiungere da Cristo e afferrare da Lui, disposti a vivere un autentico itinerario di conversione evangelica per sperimentare al vivo in noi e trasmettere quella carezza della misericordia del Padre Celeste di cui San Pio è stato prezioso strumento. La Vergine Santissima, Madonna delle Grazie, tanto venerata da San Pio, interceda per tutti noi. Celesti benedizioni e forte, costante impegno cristiano. Così sia per ciascuno, ciascuna di noi. Amen.